1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il suolo è la pelle del pianeta, va bene, come la nostra pelle. La provincia di Monza della Brianza è una delle province più urbanizzate d'Italia, la più urbanizzata assieme a quello di Napoli. Oggi l'immagine dell'urbanizzato è questa. Gli spazi aperti non hanno più continuità o hanno piccoli fili di continuità che malamente la pianificazione non riesce a tutelare e sono sempre più degli spazi interclusi in un continuo urbanizzato. Mi ricordo l'alluvione del 75, quando io avevo appunto 15-16 anni, mi ricordo che andavano in giro addirittura con la barchetta nella zona di San Gerardo a recuperare la gente, piuttosto che io mi ricordo che attraversavo la piena passando sul ponte del fiume con gli stivaloni avanti e indietro. Cosa che adesso a 20 anni dopo, cosa impressionante è l'energia, la forza che il fiume ha acquisito. Questo significativamente per il fatto che l'acqua è, come dire, c'è stata incanalata al punto da assumere questa forza di scorrimento. C'è una corrente tale che passa, quando c'è l'alluvione, passa sopra il ponte, facendo proprio anche un'onda per passare sopra il ponte e va, e quindi vuol dire che qua è tutto pieno, è piena la strada, cioè qua sei... La crescita dell'urbanizzato non è più sinonimo di sviluppo economico. Le logiche della rendita immobiliare hanno prevalso non solo su un'idea di bene comune, di territorio, di suolo come bene comune, ma anche con le logiche di un'economia imprenditoriale più legata alla produzione industriale e alla commercializzazione nei mercati del mondo dei prodotti industriali che la Brianza ha sempre fatto. Il perché comunque si continua a dibattere, comunque il territorio venga offeso, degradato, inquinato, cementificato, la risposta sia banale, perché non ci riguarda minimamente. Cosa succede in questo campo e negli altri campi non è un nostro problema, questo è. In cui io uso il suolo per una funzione e soprattutto se questa funzione è talmente preponderante, talmente forte da cancellare tutte le altre, guarda caso proprio la funzione dell'urbanizzazione, nel momento in cui urbanizzo su quel suolo non posso più produrre cibo, quel suolo non regola più le acque, quel suolo non è più capace di stoccare l'anidride carbonica e il carbonio come lo era prima. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Questi sono i 40 passi che dividono Seregno da Mela.